cosa gli va rivelato. La notte in cui Lord Voldemort andò a Godric's Hollow per uccidere Harry e Lily Potter si interpose tra loro, la maledizione gli rimbalzò addosso. In quell'istante, un frammento dell'anima di Lord Voldemort si agganciò alla sola cosa vivente che riuscì a trovare: Harry stesso. Harry può parlare con i serpenti. C'è un motivo per cui può guardare nella mente di Lord Voldemort. Una parte di Voldemort vive dentro di lui. Quindi, quando arriva il momento, il ragazzo deve morire. Sì, sì, deve morire. Sempre.